Le scuole cattoliche a settembre rischiano di non aprire. È l'allarme lanciato dalla Federazione Istituti di Attività Educativa, FIDAE. In Italia ci sono 12.000 istituti paritari dove lavorano 160.000 tra docenti e non docenti e che educano quasi 1 milione di bambini e ragazzi. Da una parte le scuole devono onorare, no? Gli stipendi del personale, tutte quelle spese che comunque è giusto, no? Perché se pensiamo dalla scuola primaria in su, stiamo garantendo veramente, il nostro personale sta lavorando tanto, come anche quello dello Stato, per garantire questa vicinanza, questa didattica. E dall'altra parte troviamo situazioni familiari, perciò lei può immaginare l'umiliazione, la difficoltà a gestire queste situazioni quando ti ritrovi famiglie che hanno perso il lavoro, oppure lavoratori autonomi che da un giorno all'altro hanno visto tutto fermarsi. La richiesta mandata al Ministero dell'Istruzione si articola su 4 punti: istituire un fondo straordinario a tutela dei dipendenti, la detraibilità integrale delle rette per tutto il 2020, l'accesso ai fondi per le piattaforme didattiche a distanza e l'agevolazione per imposte e tributi locali. Ma ancora non c'è stata data risposta e questo è molto molto grave. A 20 anni dalla legge della parità, dire che in Italia ancora non c'è parità, libertà di scelta. Secondo i dati dell'OCSE, lo Stato riconosce un contributo di 500 euro l'anno a studente alle paritarie, il resto lo pagano le famiglie. Ogni iscritto alle statali costa invece allo Stato in media tra i 6 e i 6.500 euro l'anno.